Inaugurata questa mattina la nuova area di Mirabilandia, Dinoland, 12.000 metri quadrati dedicati alla preistoria con una serie di attrazioni pensate soprattutto per i più piccoli. 2,5 milioni di euro l'investimento del parco per la creazione dell'ambientazione e l'installazione di alcune nuove giostre e riadattamento di altre già presenti all'interno della zona. 300.000 bambini, la stima dei visitatori della nuova creazione, attesi da Mirabilandia in un anno. Dinoland è un'area completamente tematizzata con il tema dei dinosauri, è un'area che ha richiesto 8 mesi di lavoro e l'impegno di 120 persone, e quindi è stato un investimento veramente importante da parte di Mirabilandia, oltretutto in un momento in cui, come sappiamo, la situazione è anche particolare, per cui il fatto di aver fatto questo investimento sicuramente fa capire quanto il nostro gruppo punti e creda ancora sulla Riviera e sul parco di Mirabilandia. È un'area dedicata, come dicevo, fondamentalmente alle famiglie con bambini da 3 fino a 12 anni, e questo è molto importante per Mirabilandia perché fino a ieri, diciamo, veniva percepito come un parco soprattutto per teenager ed adulti, date le attrazioni top d'Europa, attrazioni di tipo adrenalinico, quindi attrazioni come Catoon, Speed, e Dai Vertical. Ecco, adesso con quest'area l'offerta è diventata ancora più vasta, più ampia, e siamo molto fiduciosi, dobbiamo accogliere più di 300.000 bambini quest'estate. Il numero di attrazioni, tipo di attrazioni? Allora, ci sono attrazioni, l'area è stata completamente tematizzata, quindi è un incrocio fra attrazioni preesistenti e attrazioni costruite ex novo, quindi Bicisauro e Bronto Cars sono le nuove attrazioni in particolare, e quindi ecco, diciamo che l'area si è non soltanto ampliata ma completamente rivista e ritematizzata, comprende anche 3 punti ristoro, un ristorante e 56 riproduzioni a carattere a dimensioni naturali di dinosauri. L'ultima cosa è interessante, comunque non sono soltanto riproduzioni statiche, non ci sono soltanto dinosauri e riproduzioni fisse, ma sono, come avrete potuto vedere, interattivi e che si muovono insomma all'interno del parco, quindi ancora più divertimento per i bambini. Federico Lega per Ravenna Web TV.